Banca Centro Emilia chiama a raccolta i suoi soci per gli auguri di Natale. Com'è prassi consolidata da alcuni anni a questa parte, gli appuntamenti sono tre: a Casumaro per la zona di Cento e territori limitrofi, a Lido di Pomposo per la presenza costante della banca oramai consolidata negli anni sul litorale ferrarese, e a Reggio Emilia da alcuni anni, da quando si è formalizzata l'incorporazione del credito reggiano in Banca Centro Emilia. Ferrara 30 novembre 2023, servizio di Marco Rabboni per TC100 Web TV. Come sempre, la sala del centro polifunzionale di Casumaro in via Carigliano di Cento è piena di soci e familiari presenti non solo per una mangiata, ma anche per accompagnare i figli, quelli che nello studio hanno raggiunto traguardi importanti, meritando la borsa di studio che ogni anno Banca Centro Emilia assegna agli studenti meritevoli. Nel 2023 sono ben 140 gli studenti coinvolti, suddivisi in tre categorie. Questo dimostra come Banca Centro Emilia investe congruamente nel territorio. Vediamo nelle immagini il presidente di Banca Centro Emilia, Giuseppe Accorsi, insieme al direttore generale della banca, Giovanni Govoni, consegnare le borse di studio che variano in base ai meriti. Per esempio, se si è promossi con il massimo dei voti e nel caso di laurea con lode, alla borsa di studio venivano aggiunti 100 euro. Dopo queste belle foto di gruppo degli studenti che vi proponiamo, degli studenti premiati che vi proponiamo, il presidente Accorsi invita il direttore generale Govoni a rimanere sul palco per esporre un primo bilancio del 2023 della banca, la quale, nonostante il 2023 è stato un anno particolare, mostra numeri di tutto rispetto, dimostrando che alcune importanti sfide sono state vinte. Sentiamo il direttore. Così a raccontarvi qualche cosa. Scusate, ma così si fa un po' meglio, insomma, ecco. Ce l'avamo lasciati qua. L'anno scorso ci siamo visti dopo tre anni in cui i due cinesi ci avevano impedito, come dire, di ritrovarci per questa tradizione che è così importante e credo anche sentita e partecipata, visto quanti siamo. Quei due cinesi, cioè la guerra e la pandemia, ci avevano lasciato, oltre a delle conseguenze umanitarie terribili, anche una enorme inflazione che era sparita dai radar ma che è ritornata potentissima. Per fermare l'inflazione le banche centrali che cosa hanno fatto? Hanno alzato i tassi di interesse in maniera brutale, non mi verrebbe altro aggettivo, e hanno anche ritirato tutte quelle che sono le manovre espansive che avevano attivato dopo il Covid. Nello specifico hanno ridimensionato in Europa le cosiddette TLTRO. Scusate un attimo, io ho un ritorno terribile in cuffia, si può abbassare qualcosa o no? Perché davvero è fastidioso. Le banche centrali, avendo alzato i tassi, hanno determinato sul mercato questa situazione. Questo è il grafico con il quale noi individuiamo l'Euribor, il tasso al quale le banche si scambiano il denaro. Vedete che l'Euribor ha avuto un'impennata spaventosa, siamo ai margini qui a destra, dopo più di 10 anni nei quali l'Euribor è stato di sotto dell'1%,
al di sotto dello zero, quindi con dei tassi negativi, cosa che devo ancora capire a distanza di anni, perché per noi i tassi sono i prezzi e io faccio veramente fatica a comprendere cosa significa. Però questo è il mondo a cui eravamo abituati a lavorare. È evidente che un aumento dell'Euribor così forte e la riduzione delle misure di liquidità da parte delle banche centrali, unite anche ad una situazione di alti prezzi delle materie prime, in particolare del petrolio, hanno inevitabilmente comportato una frenata dell'economia. E lì potete vedere questo grafico, il PIL trimestrale dell'Italia, che negli ultimi due trimestri si è sostanzialmente fermato. Questo lo possiamo vedere anche da un altro punto di vista, e che è dal mio modo di vedere piuttosto preoccupante, perché questo è l'indicatore del calo dei prestiti che c'è stato negli ultimi mesi alle imprese. Cioè ci troviamo in una situazione che si chiama di credit crunch. Gli impieghi in generale sono calati del 3,8% e quelle imprese meno 6,7%. I numeri quantificando sono spariti negli ultimi mesi 70 miliardi di prestiti. Questo è una spia enorme su quello che si potrà aspettare nei prossimi mesi, perché questa è liquidità che è stata sottratta al mercato, e da quando la BCE rileva questi dati mai avevamo visto una caduta della massa monetaria di queste dimensioni. L'altra faccia della medaglia, visto che si parla dell'altra faccia del credito, è che la ripresa dell'Euribor, quindi la risalita dei tassi di interesse, ha fatto riapparire dopo 10 anni il margine di interesse, che è la principale fonte di ricavo storicamente delle banche, che non a caso si chiamano intermediari creditizi, raccolgono e prestano. Il margine di interesse che è ripartito ha determinato per queste banche che abbiamo indicato, assieme ad una politica di contenimento dei costi, figlia soprattutto della chiusura di filiali e di tanti esodi incentivati, ha prodotto dei utili stellari. Unicredit e Intesa hanno realizzato negli ultimi trimestri questi utili che sono veramente fantasmagorici. Noi invece che cosa abbiamo fatto? Noi prima di tutto non abbiamo certamente toccato la nostra rete territoriale, abbiamo mantenuto il presidio sui territori senza chiudere filiali e mantenendo anche altissimo il nostro livello di servizio. Cioè le nostre filiali sono aperte la mattina, il pomeriggio, non c'è necessità di appuntamenti, abbiamo cassieri che sono fisici, umani, e non delle macchine di self-banking in cui voi dovete impazzire per lavorare, che significa esternalizzare il lavoro. E già questo non è una cosa da poco. E poi, a differenza del sistema bancario, siamo andati controcorrente, e siamo andati controcorrente anche da questo punto di vista, perché lì vedete gli utili che abbiamo realizzato. Nel primo semestre del 2023 abbiamo realizzato un utile pari a quello che avevamo realizzato nel 2022, non chiuderemo un anno al doppio dell'utile, perché saremo comunque prudenti e faremo degli accantonamenti. Vi ricordo fino alla nove, essendo voi il padrone della banca, che per noi l'utile non è un fine, è un mezzo che ci serve per accrescere il patrimonio della banca. E il patrimonio della banca, lo vedete con questa progressione, dal 14% figlio della operazione di incorporazione, di fusione con il credito cooperativo reggiano, rapidamente in 3 anni l'abbiamo riportato in area 18% e passa, che vuol dire il doppio del limite normativo. Come vi ho detto, l'utile per noi non è un fine ma è un mezzo, ci serve per accrescere il patrimonio, perché il patrimonio è lo strumento con il quale noi poi riusciamo a concedere gli impieghi. Impieghi che, come vedete, sono rimasti sostanzialmente invariati dalla fine dell'anno al primo, all'ottobre del 2023. Ecco, il fatto che li vedete invariati non significa che siamo stati fermi, perché nel frattempo noi abbiamo avuto circa 80 milioni di euro di rientri sui mutui di quota capitale, e questo vuol dire che per restare fermi abbiamo concesso circa 80 milioni di euro. Sempre andando avanti, negli ultimi 3 anni abbiamo mantenuto
grande attenzione alla solidità della banca e a contenere il credito deteriorato, ormai in area 3-3,5 in 3 anni, con un livello di coverage che supera ampiamente l'80%. Per tradurre qualche numero, questo vuol dire che la banca ha un credito deteriorato netto attorno allo 0,90, vuol dire circa 10 milioni di euro contro un patrimonio che supera i 100 milioni di euro, oggi circa 105 milioni. E infatti, non lo diciamo noi perché chi si loda si imbroda, ma qualcun altro che è altro consumo, che non è particolarmente amico delle banche, lo sappiamo, ci dà 4 stelle e questo vuol dire che la banca non è sicura ma è strasicura. Andato avanti, che cosa abbiamo continuato a fare? Abbiamo continuato a fare quello che facciamo sempre, cioè dare da lavorare a fornitori locali, prevalentemente soci dove non sono soci clienti, e abbiamo continuato ad assumere. La vedete che abbiamo assunto 78 persone negli ultimi 2 anni e queste sono tutte persone giovanissime che noi cerchiamo di formare, molti di questi sono in mezzo a voi e vi saluto. Vedete che come riferimento rispetto a banca centrale, a cassa centrale, abbiamo un'età media di circa 4 anni in meno, che non sono pochi se vi guardiamo in valore assoluto, perché circa un 10% di quel indicatore. Tutto questo per dire che continuiamo a fare sempre il nostro mestiere, che è quello di raccogliere risorse sul territorio e di restituirle attraverso gli impieghi alle famiglie produttrici, consumatrici e alle imprese sotto forma di prestiti, a sostegno di investimenti e facendo ritornare quindi questa ricchezza sullo stesso territorio. Per noi questo è un vincolo statutario che ci obbliga a lavorare con questa modalità. Vedete che abbiamo fatto questa slide che si vede questo circolo virtuoso, perché far lavorare fornitori locali, come è ad esempio questa sera, piuttosto che assumere ragazzi del territorio, vuol dire restituire ricchezza. Ve lo dico già perché sarà un punto d'arrivo. Oggi come oggi una delle criticità maggiori è la liquidità, il motore dell'economia non gira, non produce ricchezza, le banche centrali sottraggono liquidità, dobbiamo stare attenti a dove portiamo i soldi. Perché portare i soldi fuori dalle banche locali, e noi siamo l'unica banca locale rimasta, ricordatevelo, vuol dire portare ricchezza altrove. Guai mai alle banche reti, perché vanno lontanissimi da qua. Cerchiamo di averlo presente perché non è una questione di dettaglio. Andando avanti, abbiamo cercato sempre di rispettare quello che è il nostro mandato, cioè la mission della banca. Non sono parole di libertà, ma noi abbiamo come obiettivo quello di migliorare le condizioni morali, culturali ed economiche del cittadino in questo territorio, promuovendo lo sviluppo della cooperazione, l'educazione al risparmio, alla previdenza, nonché la coesione sociale. Non sono parole di libertà, noi le traduciamo in questo. Prima di tutto l'attenzione al green, al verde. Per noi non è greenwashing, per noi è green davvero. Che cosa vuol dire? Come lo traduciamo infatti? Noi siamo l'unica banca che continua a regalare agende, calendari e quant'altro, sono tutti in carta riciclata. Abbiamo avviato processi come la digitalizzazione, come la firma elettronica avanzata, come la firma grafometrica, che ci permettono di ridurre il consumo di carta. E da anni, 4 direi, promuoviamo la piantumazione di alberi. Per tutti coloro che sottoscrivono prodotti della linea più ossigeno, noi piantiamo un albero. Guardi i ragazzi che sono stati premiati, ricordatevi che oggi è l'unica maniera di catturare la CO2. È l'unica maniera di catturare la CO2. Tutto il resto sono, scusate l'eleganza, cazzate, ma gli altri la fissano per terra. E ricordatevi che questo è importante. Abbiamo anche gli accordi con Eon, per ogni contratto gas ci sono le foreste di Eon. Vado avanti rapidamente. Educazione finanziaria, educazione previdenziale e al trasferimento dei rischi e i premi allo studio. Rapidissimamente, Good Luck and Health Fund, una delle iniziative delle quali vado più orgoglioso, se non quella di premio allo studio. Abbiamo portato l'educazione finanziaria anni fa nelle scuole, lì vedete qualche numero, non lo ripeterò, ma in questi nel mese di ottobre, mese dell'educazione finanziaria, 6 istituti, 700 studenti, 3.000 studenti in Emilia Romagna. Perché? Perché abbiamo regalato il nostro know-how alle altre banche di credito cooperativo e noi siamo partiti 4 anni fa,
Il Ministero ha stabilito a luglio scorso che l'educazione finanziaria diventerà materia di studio. Bene, la vostra banca era arrivata 4 anni fa. Sempre velocemente, educazione previdenziale e trasferimento dei rischi. Il tema del fondo pensione, perché? Perché il sistema previdenziale non regge, abbiamo pochi giovani e troppi anziani e il sistema di ripartizione non regge. L'unica maniera di difendersi è fare un fondo pensione. E primi nonni lo fanno per i nipoti e meglio è per tutti. L'altra cosa è il trasferimento dei rischi. Noi da anni spingiamo sulla copertura dei rischi relativi al patrimonio e al reddito. Perché? Perché questo è un paese drammaticamente sottoassicurato, un paese dove manca la cultura da questo punto di vista. C'è una cultura del risparmio che è antitetica a quello di trasferire i rischi. Nei paesi anglosassoni risparmiano molto meno, ma sono attenti a trasferire i rischi. Quando succedono eventi catastrofali, come facciamo? Bene, 800 nostri soci clienti, che sono stati travolti da quelle grandinate terribili che abbiamo visto nel mese di luglio, hanno aperto sinistri con la nostra banca perché avevano fatto delle polizze contro gli eventi catastrofali e mi rallegro che siamo riusciti a collocarne così e vi invito da questo punto di vista a essere attenti, perché il cambiamento climatico è un fatto, non nascondiamo la testa sotto la terra, perché purtroppo questo è un problema enorme che lasceremo purtroppo ai nostri figli e nipoti, ma che arriverà anche su di noi. Rapidissimamente, i premi allo studio, l'iniziativa più bella in assoluto. Come avete sentito, la banca il prossimo anno si appresta ad approvare un bilancio 2023 con numeri importanti. Una banca che investe sempre più nel territorio, consolidando sempre più la sua leadership in ambito regionale, ma anche non solo, perché nel territorio locale è rimasta la sola e unica banca espressione del territorio. Ora sentiamo la nostra esclusiva intervista al presidente Accorsi, che ringraziamo molto per la sua disponibilità, che ci parla della banca e delle sue emozioni da imprenditore. Sentiamo, e noi amici vi diamo appuntamento ai prossimi servizi di TC100 Web TV e ai prossimi appuntamenti con Banca Centro Emilia. Presidente, siamo qui già al centro polifunzionale di Casumaro alla tradizionale cena degli auguri della Banca Centro Emilia. Una banca, diciamo così, del territorio, una banca che è molto vicina ai suoi soci, perché spendiamo due parole sui soci, sono sempre in netto aumento. Al di là del conteggio algebrico tra la Banca Centro Emilia e il Credito Reggiano, che ha fatto sì che qualche anno fa aumentasse il numero dei soci, però negli ultimi anni cresce ugualmente, proprio perché la banca ha qualcosa da offrire sul territorio. La banca qui era e qui è rimasta. Io ormai sono da 20 d'anni sostanzialmente che ci troviamo qui e che ragioniamo di questa banca. E torno a dire, la banca qui era e qui è rimasta. La banca si è rinnovata perché naturalmente era partita con dei debiti, oggi invece i debiti li ha pagati tutti e ha più di 100 milioni di euro di patrimonio, quindi qualcosa di buono ha fatto. I soci, quando siamo partiti, erano calati, ed erano circa 2.300 e i soli soci del centro della zona storica, oggi sono circa 7.000, poi aggiungiamo quelli che abbiamo fatto anche lì ex novo a Reggio Emilia, dove sono cresciuti, e credo che oggi siamo 14 o 15.000 soci, se esattamente non so, comunque siamo verso i 20.000 soci. I soci sono importanti perché? Perché se crescono vuol dire che credono in quello che facciamo, perché se crescono vuol dire che la banca lavora bene, perché una banca è un'impresa come un'altra, se dà un servizio, se lavora bene, la gente l'apprezza, se no la gente va da un'altra parte. Poi naturalmente le banche sono, soprattutto in questi anni, sono state soggette anche a qualche terremoto e anche a qualche tifone e a qualche scroscio d'acqua. Noi siamo qui, siamo all'asciutto, siamo ben coperti, quindi grazie a Dio non abbiamo problemi. Ecco, infatti Presidente, dalle parole del Direttore Generale Govoni, insomma il 2023 è stato un anno di molta attenzione, perché sono successe delle cose, degli avvenimenti intorno alla banca, insomma, che sono stati importanti. Sono d'accordo con te, ma soprattutto
dobbiamo avere attenzione, perché la seconda parte del 2023 dal punto di vista economico non è proprio brillantissima, cioè i segnali non sono proprio particolari. Io ho anche qualche attività diversa da quella bancaria, quindi ho anche dei segnali che vengono proprio esattamente dal mondo dell'impresa. Certamente bisogna stare più attenti, bisogna essere accorti, bisogna essere puntuali, bisogna essere sul pezzo, bisogna cercare di sostenere le imprese e poi bisogna sperare che i nostri ragazzi giovani si mettano di buona volontà e si impegnino anche così attorno vicino a casa e non solo lontano, perché alla fine non è che andare lontano. Io ho fatto l'emigrante, perché io ho lasciato l'università e sono emigrato al sud, però poi sono tornato qui, certo. E sono contento di essere tornato qui e di lavorare qui. Cioè io vi auguro che anche i nostri ragazzi facciano questo e si impegnino in attività, perché il futuro è loro. Io ho 3 nipotini, 7, 4 e 6 mesi, quindi a un certo punto, anche da questo punto di vista, si è tutti fissati su quello che è il nostro futuro. Noi siamo il futuro di noi stessi e finiamo lì, insomma. Ecco, Presidente, ha parlato di futuro, oggi si è premiato il futuro del territorio e il futuro è della banca. Certo, si è premiato, diciamo così, il titolo di studio a tanti giovani figli di soci che hanno avuto il merito nelle scuole. Tanti anni fa noi ci siamo inventati questa cosa dei premi allo studio perché ci sembrava bello dare soddisfazione a questi ragazzi, e vedo che l'interesse cresce, tant'è che abbiamo allargato anche i cordoni della borsa e abbiamo premiato molto più ragazzi di quelli che eravamo abituati a premiare prima, perché ci eravamo dati anche un tetto. Quest'anno abbiamo fatto un'estate. La banca è andata bene, i soldi ci sono, è giusto anche dare soddisfazione a questi ragazzi, e questo continueremo a fare in futuro, perché insomma questa vicinanza è fondamentale, è la cosa migliore che possiamo fare. Ecco, infatti abbiamo visto che il direttore si è messo seduto, però ha fatto un'aggiunta, un appendice ai ragazzi premiati. Sì, su queste cose lui ci crede, come ci credo io, come ci crediamo noi, e l'abbiamo fatta più che volentieri. Ecco, Presidente, una domanda un po' strana le faccio. Ha parlato prima che lei, diciamo così, è un imprenditore del locale, un importante imprenditore con varie attività. Ecco, da imprenditore, come giudica il sistema bancario creditizio italiano, da imprenditore? Da imprenditore io ho delle piccole imprese, non delle grosse imprese, sono delle piccole imprese. Ho la fortuna che queste imprese io le ho tenute, non le ho mai usate, le ho tenute capitalizzate, quindi per me le banche sono un servizio di cui ho bisogno. Diciamo che la preoccupazione, ma questa è forse più una questione di età, il mio dubbio rimane sempre più questa spersonalizzazione del rapporto fra il cliente e la banca. Cioè già questi giovani tutti con l'orologio vanno in banca, fanno, e questa spersonalizzazione secondo me è negativa nei rapporti anche dal punto di vista economico, così come è negativa dal punto di vista sociale, sia ben chiaro. La gente non si parla più, parla solo con questi bagagli qui, con questi smartphone, quindi io non sono d'accordo. Nel mondo finanziario si corrono anche dei rischi, perché poi dopo c'è anche chi è più bravo e chi è più furbo, e c'è chi vive per essere bravo e furbo, magari perché lavorare poco e guadagnare molto piacerebbe a tutti. Infatti, ecco Presidente, per importante chiudere, che sia lecito questo nella legalità. Ecco, dalle parole del direttore abbiamo sentito che una banca è sicuramente in salute, non sicuramente, quindi ci avviciniamo alla fine dell'anno con dei numeri positivi, e per il prossimo anno ci sarà sicuramente adesso un bilancio positivo con un utile. Non abbiamo dubbi. Ecco, l'anno scorso c'è stato un dividendo ai soci, se la daremo anche quest'anno. Esatto. È chiaro che però è importante, i soci noi, il dividendo lo daremo anche quest'anno, ma il dividendo non è il fine della banca. Il fine dei soci è che la banca che è tua vada bene, perché tu oggi hai dei quattrini, hai dei risparmi, ma domani puoi averne bisogno perché hai un'idea o perché hai dei problemi di altro genere. Certo. Quindi la banca deve finanziare le idee, ma deve finanziare anche le disgrazie, perché ci sta tutto, nel mondo ci sta tutto. Quindi bene, l'utile c'è, il dividendo ci sarà, però pensiamo che l'importante è capitalizzare questo patrimonio, perché è un patrimonio che serve a tutti. Questo è il messaggio che mi piacerebbe dare. Ecco, per chiudere, infatti il direttore ha parlato proprio delle disgrazie, ha parlato di 800... Quest'anno delle disgrazie ne sa qualcosa, perché già abbiamo cominciato a iniziare a avere dei problemi, per fortuna piano piano li stiamo risolvendo, e speriamo che li risolvano completamente. Molto bene, grazie. Porto così? Io direi di sì, Presidente. Sono a disposizione. Ok, molte grazie.